mentre noi ci divertivamo. Ma e a me, comunque, se capisce, ho guardato e ho detto no, sono come noi, anzi sono messi peggio di noi, perché stanno da una parte, ma magari non ci vorrebbero neanche stare, vorrebbero stare da questa parte, ma non possono, perché hanno giurato fedeltà a quell'altra parte, che magari dentro loro dicono, ma... Sì, però... Allo stipendio. Ma lo stipendio arriva da un'altra parte. Vedi qua. Ma veramente lo stipendio arriva da noi, se non vogliamo essere. Sì, ma vedi qua adesso parte la parte cattiva. No, ma lo so, ma io lo so, tutti mi dicono così. E io vi dico, se lei lavora per il comune di Porto Ruggiano, di Porto Ruggiano, chi la paga? I cittadini di Porto Ruggiano. Giusto. I vigili di Porto Ruggiano, chi li paga? I carabinieri di Porto Ruggiano, chi li paga? I cittadini di Porto Ruggiano. Meglio, meglio non andare a vederlo questa cosa. Ma chi è che li porta? Perché? Sì, ma... Beh, io non lo farei mai. Esatto. Io mio figlio lo lascio a casa. Bambino, lo lascio a casa, perché la guerra in questa maniera, come dico io, pacificamente, i bambini non ci devono entrare. Perché lo siamo peggio di loro. Facciamo come i musulmani. Mettono davanti, io sono stato in Somalia. Sono stato in Somalia, ho fatto la guerra in Somalia. Buttavano i bambini davanti con le bombe intorno. Io ho visto un bambino, mi si è avvicinato, se non era il mio colonnello da dietro, il mio collega che mi diceva attento che quel bambino c'è una bomba, io gli ho avvicinato con un cioccolatino. E volete fare la stessa cosa? Bene, allora potete tornare neanche a casa per quanto mi riguarda me. Perché io non farei male neanche a una mosca, perché odio, porta odio. Odio, porta, sì, odio quello che dice lei, in una forma diversa, ma è sempre odio. Provi ad andare davanti a un poliziotto che in quel momento sai che ti sta minacciando e andargli col sorriso. Lo stanno facendo dappertutto, ma è difficile. Ma pensi che sia facile? È stato per noi, per uno come lui, per uno come me magari sì, ma per uno come lui bastate lo guardate e dice come cazzo ha fatto. Beh, sa chi ha pensato a suo figlio? Perché domani non ci avremo più un futuro, né noi né poliziotti. Avremo un timbro qua che dice vuoi lavorare? Green Pass? Hai fatto qualcosa di male? Bene, non hai più i punti, come la patente, si ricorda? Sì, lo so. E finiremo così.